Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi 28 gennaio 2020. Prima di iniziare il video, volevo spendere due parole per quanto riguarda Gianluigi Buffon, che oggi compie 42 anni. Quindi tanti auguri, capitano. Spero che rimarrà la Juventus il più possibile, soprattutto che magari le porte della Juventus siano sempre aperte per te. Per quanto riguarda la dirigenza, magari l'allenatore e chissà, magari futuro allenatore della nazionale. Te lo auguro. Allora, dopo aver detto queste piccole paroline in onore di Gianluigi Buffon, volevo iniziare questo video, anzi questo nuovo format appunto, parlando di mercato, di news di mercato, visto che tra meno di una settimana, anzi tra pochi giorni, chiude il mercato invernale della Juventus, ma non solo ovviamente della nostra Serie A. Volevo parlare sia della Juventus, che è il canale principale che riguarda appunto la Juve, ma anche per quanto riguarda diciamo, il mercato in generale, in entrata e in uscita della Serie A. Parlando della Juventus, ovviamente sembra addirittura d'arrivo ormai questa telenovela di Emre Can, che sembra destinato ad andare verso Dortmund, direzione Borussia Dortmund, quindi. Contratto che lo dovrebbe legare fino al 2024, si sta diciamo ancora ballano qualche milione, visto che la Juventus chiede 30 milioni, mentre il Dortmund ne ha offerti 25, però sembra che si troverà l'accordo quasi tra poche ore. L'ingaggio dovrebbe essere 6 milioni, a quanto ho capito, o addirittura anche meno, perché molto probabilmente lui preferisce appunto ridursi l'ingaggio purché giochi, visto che non vuole perdersi gli europei che saranno appunto a giugno. Quindi a me dispiace purtroppo per quanto riguarda questo ragazzo, è molto giovane, 20-26 anni. Mi dispiace davvero tanto che lui lasci la Juventus dopo solo 2 stagioni. Poi, per quanto riguarda il mercato entrata e uscita, ovviamente si attende lo scambio De Sciglio Kurzawa, uno scambio che riguarda appunto una plusvalenza più che altro. La Juventus vorrebbe un conguaglio di qualche milione, visto che appunto Kurzawa va in scadenza, mi sembra, l'anno prossimo, il 2021, mentre De Sciglio nel 2023, se non vado errato. Però c'è ottimismo per quanto riguarda le due società. Molto probabilmente già hanno trovato l'accordo con diciamo con i club per quanto riguarda la formula. Ovviamente l'unica cosa è l'ingaggio, solo qua è solo questo quello che riguarda diciamo i due giocatori, e subito credo che nelle prossime ore anche questo scambio si dovrà formalizzare. Oltre questo parliamo ovviamente del mercato dell'Inter, che ovviamente sembra scatenata in questa sezione appunto di gennaio. Eriksen ormai ha già fatto le visite mediche, sembra tutto a posto. È atteso adesso per la firma contratto fino al 2024 a 10 milioni a stagione. Un contratto davvero molto importante che sicuramente forse peserà nelle casse dell'Inter, però darà da una parte qualità a centrocampo. E anche quantità, soprattutto perché è quello che chiede Conte. Ovviamente lui, come sapete, Conte cerca di spingere molto sugli esterni, quindi diciamo li sfinisce da questo punto di vista. Ecco perché sono arrivati Moses e Young. Mentre Eriksen molto probabilmente sarà colui che dovrà far rifiatare probabilmente uno tra Sensi e Barella. Probabilmente Sensi perché comunque molto spesso si infortuna, quindi credo che toglierà il posto a Sensi. Oltre all'Inter, ovviamente per quanto riguarda in entrata e in uscita non si prevedono altri diciamo clamorose novità di mercato, se non per Vesino, che non rientra più nel mondo di Antonio Conte sostanzialmente, e quindi molto probabilmente è destinato a lasciare l'Inter. Non si sa ancora dove andrà. Ci sono alcune squadre interessate, tra cui l'Everton, che ha offerto 30 milioni, però sembra che il giocatore non sia convinto della destinazione, e molto probabilmente rimarrà, a meno che ci saranno clamorose
ribaltamenti. Per quanto riguarda questo giocatore, un'altra news di mercato molto veloce: Alexis Sanchez probabilmente non verrà riscattato a fine stagione dall'Inter e sicuramente tornerà allo United. Questo è quello che lascia trapelare sia l'Inter, ma soprattutto anche le dichiarazioni di Solskjaer avvenute questa mattina. Per quanto riguarda le altre novità, il mercato Roma sostanzialmente. Cosa succede? Che El Shaarawy ha nostalgia di tornare in Italia, comunque ha nostalgia di tornare in Europa e molto probabilmente tornerà a giugno o comunque si cercherà innanzitutto di risolvere il contratto forse già da ora, ma molto probabilmente a giugno potrebbe, diciamo, lasciare la Cina. Per quanto riguarda ovviamente Florenzi, che diciamo, ha visto poco il campo in questi ultimi, diciamo, giornata, ecco, di campionato, molto probabilmente se dovesse andare così sicuramente vorrebbe lasciare ovviamente Roma. Ci sono alcune squadre interessate alcune squadre interessate a lui, ma quella in particolare sembra il Valencia, che ha appunto fatto un sondaggio per questo giocatore, ma non è sicuro ancora che possa partire o che diciamo, possa rimanere, non è sicuro nulla, quindi dipende dalla volontà e soprattutto dalle certezze che dovranno arrivare dal punto di vista della società verso Florenzi. Per quanto riguarda la Fiorentina, non si registrano, diciamo, alcune entrate se non qualche giovane, appunto, per quanto riguarda la primavera. E per il resto, come sapete, Pedro è già andato è volato in Flamengo perché non rientrerà più diciamo nella Fiorentina, nei piani della Fiorentina. Poi per il resto non ci sono altre novità. Castrovilli sta bene, quindi tutto regolare. Mercato Lazio, ovviamente, molto probabilmente, ma non è sicuro di questa cosa. Si andrà a cercare un altro attaccante, ma probabilmente verrà preso dal Milan perché Correa ha avuto, diciamo, un altro risentimento muscolare. Quindi purtroppo non ha una vera e propria stagione rosea dal punto di vista degli infortuni. Quindi probabilmente la coppia d'attacco sarà Caicedo Immobile, ma non è sicuro che si possa registrare qualche entrata o in uscita dalla Lazio. Niente, ragazzi, non ci sono altri aggiornamenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se questi format vi piacciono per quanto riguarda le news di mercato. Lasciate un bel mi piace, commentate qui sotto e soprattutto iscrivetevi al canale. Mi raccomando, fino alla fine, forza Juventus!